412 voti, tanto misura la distanza tra Viviana Fusaro e Adis Zatta al termine del ballottaggio che riconsegna la città di Feltre al centrodestra dopo 10 anni di amministrazione Perenzin. I festeggiamenti nell'entourage della vincitrice sono scattati poco dopo mezzanotte al termine dello spoglio, questa volta rapidissimo. Io ringrazio innanzitutto tutti i cittadini che hanno creduto nel nostro progetto, che hanno creduto in questo gruppo così coeso, hanno creduto nel progetto, hanno creduto nella mia persona, quindi veramente un ringraziamento. Sono certa che riusciremo a lavorare da subito. Formazione della giunta e primi impegni, i temi da affrontare in cima all'agenda del nuovo sindaco di Feltre. Io ho già fatto delle valutazioni che ovviamente voglio condividere, sono valutazioni sulla base delle competenze, sulla base dei risultati che hanno avuto i candidati, eccetera. E poi abbiamo una squadra, una coalizione con la quale valuteremo una serie di professionalità che vogliamo portare all'interno della giunta. Il primo argomento da affrontare credo che sia, come abbiamo detto, innanzitutto lo sportello di ascolto. Vogliamo lavorare subito sul discorso, come dicevamo, della viabilità, ragionare con i commercianti, con le persone che desiderano raggiungere Feltre. Vogliamo ragionare subito sul decoro della città e queste sono le prime problematiche che dovrebbero essere di ordinaria amministrazione che non abbiamo visto prima e quindi dobbiamo impegnarci soprattutto su questo, sulle frazioni che alla fine necessitano di interventi non di così rilevante impegno anche dal punto di vista finanziario. Nemmeno il ballottaggio è peraltro riuscito a scaldare la passione dei cittadini che si sono recati alle urne in numero ancor minore, 44% circa l'affluenza, rispetto al primo turno. In questa direttrice si muove anche l'analisi della sconfitta da parte di Zatta. È mancato che meno della metà della popolazione è andata al voto, e quindi questo è già l'aspetto più importante. Io credo che sia prevalsa la voglia del cambiamento, sia prevalsa la rabbia di questo periodo qua di pandemia, sia prevalsa un po' anche la non attenzione ad esaminare i contenuti programmatici, il programma, la squadra e quant'altro, e forse fa più rumore un ciuffo d'erba che un lavoro di messa a norma di una scuola. Comunque non importa, il cittadino ha sempre ragione, noi siamo comunque consapevoli della nostra proposta progettuale, siamo comunque consapevoli della nostra esperienza, metteremo a disposizione tutto il nostro sapere in seno al Consiglio Comunale e sempre per il bene della nostra città. Dopo 10 anni di amministrazione, il centrosinistra torna dunque sui banchi di un'opposizione che Zatta annuncia attenta. Noi conosciamo esattamente il funzionamento della macchina amministrativa, non lasceremo passare neanche un cavillo, conosciamo esattamente tutti gli investimenti in essere, quindi ci sarà da divertirsi.